Da lunedì a Pescara è operativo il COC, Centro Operativo Comunale. Assessore Seccia, siete già al lavoro per aiutare i cittadini, soprattutto quelli più in difficoltà, le fasce deboli? Sì, sicuramente abbiamo aperto lunedì, decidendo qualche giorno prima della settimana scorsa di voler aprire, attivando le funzioni, quelle di assistenza alla popolazione, la sanitaria e quant'altro, perché molti sono i dubbi insomma, che si sono creati in seguito al DPCM. Non ci vogliamo sostituire ovviamente a nessuno, però vogliamo dare un punto di riferimento alla cittadinanza di Pescara per non farli sentire soli nell'eventuale necessità. Chiamare il COC sicuramente, che è disponibile allo 085 42 83 400, dove ci sono gli operatori che registrano le chiamate, ma di cercare di limitare le telefonate per le esigenze reali. Lo faccio questo in senso costruttivo, per poter decongestionare chi ha veramente bisogno di interventi, non so, magari riguardano la fornitura di farmaci o altri servizi che possono essere in qualche modo oggetto della protezione civile direttamente al domicilio delle persone. Ci sono operatori sociali che sono in grado di fornire l'assistenza dovuta sicuramente alle fasce deboli, come diceva prima, quindi anziani oppure persone che hanno una scarsa conoscenza di quelle che sono l'informatica, oppure in generale che hanno una cultura più bassa, che non riescono, diciamo, a capire quella che è il punto della situazione di oggi. Da quando abbiamo aperto ad oggi abbiamo avuto 170 chiamate globali. La maggior parte delle informazioni riguardavano sugli spostamenti. Ricordiamo che è una zona rossa, quindi di limitare al massimo gli spostamenti, di rimanere a casa e uscire solamente con comprovate motivazioni, esigenze lavorative o alimentari, magari fare la spesa e quant'altro. Qualora ci fossero ovviamente delle necessità di fare la spesa e quant'altro, c'è la protezione civile che potrebbe anche in qualche modo soccorrere alimentarmente famiglie che ovviamente hanno necessità di doversi muovere e non potersi muovere in qualche modo.